E dal Nima Grand Theater vi do il benvenuto questa mattina, qui cari amici, benvenuti al Nima Show Live, come state? Tutto bene? Allora partiamo con una bella puntata, oggi avremo anche un aggiornamento dalla provincia di Parma, visto che è stato eletto il nuovo sindaco, ne parleremo con Chiara Corradi del Parmense.net, ma ovviamente non mancheranno le vostre dediche e richieste. Salutiamo tutti gli amici collegati sulla pagina Nima Radio TV, inviate i vostri messaggi così li leggiamo insieme e poi salutiamo gli amici delle radio, web, FM e anche gli amici di Rete Mia per la provincia, no scusate, per la regione Toscana. Pronti? Altra musica, vai! Cumbia Dance, arriva l'amico Giuseppe Spinelli. Cumbia Dance, sempre di mare si tratta ragazzi, ormai anche se siamo tornati la voglia del mare c'è sempre dentro di noi, prossimamente su questi schermi. Vedremo che cosa riusciremo ad organizzare. Salutiamo allora tutti i presenti, cominciano ad arrivare i primi messaggi, ovviamente non può mancare il saluto del nostro fratellone, buongiorno fratellone, a cui voglio un mondo di bene, grazie caro, grazie. Buongiorno da Perla Grigio, buongiorno, che il caldo sia con noi e con il nostro spirito. Ammazza, ma oggi almeno da queste parti dovrebbe cambiare qualcosa, fuori il cielo è anche nuvoloso, ma dovrebbe arrivare anche la pioggia. È tanto attesa poi, soprattutto per quanto riguarda questa carenza d'acqua, questa siccità dei fiumi, ne abbiamo bisogno da una parte. Addirittura guardavo le immagini del fiume Po, la Stradivari, la nave del capitano che non riesce più a salpare perché purtroppo la nave è molto, l'acqua è molto bassa e purtroppo c'è qualcosa che non va in questa situazione. Mariangela Meri dalla provincia di Alessandria, buon martedì Nicole a tutti voi telespettatori, qui oggi si respira un po' di fresco con temporale in corso e minaccia pioggia, lì già sta arrivando, qua la aspettiamo da un momento all'altro, speriamo che venga piano piano in modo che bagni i campi, serva pure a rinforzare i nostri fiumi, ma che non faccia ovviamente danni alle colture e soprattutto anche a noi, alle persone, perché delle volte capita anche questo. Lasciate andare, sempre di mare ragazzi si parla, ecco qua che arriva Andrea Barbanera. Sempre bella questa canzone, la voglio dedicare anche al nostro Luca che di solito quando avevamo il collegamento con l'amica Beatrice Bramini la dedicava proprio a lei. Allora ragazzi, io parto subito con un appuntamento, quello che ci riguarda giovedì, perché siamo quasi addirittura d'arrivo con le prenotazioni, affrettatevi perché abbiamo a disposizione gli ultimi 10 posti per il nostro giroballo, ossia il giroballo a Chiaro di Luna con giro pizza a volontà, acqua dolce, acqua e caffè, vino e caffè, 28 euro compreso lo spettacolo. Nicola Marchese e Monica Maio al vostro servizio per farvi divertire tutta sera, a partire dalle ore 20 la cena, a partire dalle ore 21:30 la musica con i balli. Prenotazione obbligatoria al 339 48 49 498 risponde Raffaello, al 393 19 12 091 risponde Nicola il sottoscritto, che poi è il numero che vedete in sovraimpressione qui della trasmissione, siccome abbiamo cambiato operatore, numero vecchio ragazzi prende anche in studio, ne abbiamo approfittato e siamo tornati al vecchio numero di telefono. Allora facciamo una cosa, andiamo in musica, visto che abbiamo parlato di questo appuntamento, che cosa ci ascoltiamo? Ma sì dai, Innamorato di te, perché è tanto che non la facciamo e così faremo una carrellata, una mia canzone, una della Cocò e una di Maio. Ma ovviamente ve le presento di volta in volta. Vamos! Ed eccoci qua, dopo Innamorato di te, continuiamo a salutare gli amici che comandano messaggi e chi è arrivata. La Cocò, buongiorno a tutti, buona visione, secondo me è un po' indaffarata al lavoro, allora ha fatto un saluto velocissimo, anche perché si è rientrata proprio la notte tra tra domenica e lunedì. Ieri non ha lavorato e è ritornata al lavoro proprio quest'oggi. Ci faremo raccontare da lei l'avventura che ha passato nel rientro dalle Canarie in Italia. Buon martedì, caldo e nuvoloso.
Ciao Nicola, buona giornata a te, a tutti gli amici del Newman Show e alla nostra cara amica Fiorenza Benatti che ci scrive: cara Fiorenza, ieri dovevamo avere ospite Paolo Montanari, ma preso da tante serate non è riuscito ad arrivare qui nei nostri studi, ma lo farà presto, mi ha detto, presto tornerà ad essere in diretta con noi. Voglio approfittarne per accontentare l'amica Perla Grigio, anche se non ha chiesto nulla, ma per te, cara Perla, arriva Frank David dopo la resa. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il Camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Newman Show Live contattaci al 393 1912 091. Siamo rientrati in diretta in attesa di avere il collegamento con l'amica Chiara Corradi. Ne approfitto per leggere qualche messaggio e arrivo subito, eccolo qua, partiamo con Gianni Francia che mi dice: ciao Nicola, buona giornata a tutti gli amici della musica, che mi fai sentire Perfect di Diego Zamboni, grazie. Certo Gianni, intanto ti ho mandato in onda questo brano di Edmondo Comandini dal titolo Team Bota, perché tra poco arriverà anche un po' di fresco, dovrebbe arrivare, così dicono. Poi vedo un messaggio che non riesco a mandare in onda qui dalla schermata, ma lo posso leggere tranquillamente, della nostra Dora. Buongiorno caro Nicola, perché non mi arriva più la notifica quando sei in onda? Sto Facebook fa schifo anche con le notifiche. Andiamo avanti, sono positivo al Covid, ho avuto mal di gola, domenica un po' di febbre, poi adesso solo raffreddore. Mettimi per favore, non mi arrenderò, di Zamboni, e a vedere se mi tira su. Va bene, dai, ne avete richieste due di Zamboni, vi accontento entrambe, partiamo subito con Perfect, prima richiesta dall'amico Gianni. Eccola qua, intanto cerco di mettermi in contatto con Chiara, eccola qua. Oh, un aggiornamento con le news e finalmente dopo tanto tempo possiamo dire che ora è libera dalle elezioni. Salutiamo l'amica Chiara Corradi, buongiorno. Ciao, bentrovati. Bentornata, mi viene da dire, perché sei sempre di corsa. Finalmente è stato eletto il sindaco. E a grande sorpresa è arrivato Michele Guerra o era previsto secondo te? Ma no, diciamo che un mix, nel senso che una volta che è arrivato al ballottaggio direi che era abbastanza previsto che poi riuscisse a vincere, anche perché il divario già inizialmente era comunque di 20 punti percentuali al primo turno, un 44% di Guerra contro un 21% di Vignali. Quindi sarebbe stato veramente clamoroso, anche se in passato è già successo, perché Pizzarotti, Bernazzoli nel 2017 si presentavano con un divario simile e poi Pizzarotti invece è riuscito a colmarlo e a vincere. Però insomma il divario era sufficiente, Vignali non è riuscito a recuperare, c'è sempre insomma più o meno una distanza simile, 66% al ballottaggio di Guerra, quindi un risultato veramente eccezionale,
contro il 33%, quindi esattamente la metà del candidato Vignali. Non era così scontato che arrivasse in realtà al ballottaggio, anche se le forze con cui si presentava erano tante, perché Guerra aveva 6 liste civiche con sé e la lista del PD, che da sola al primo turno ha preso il 26% circa, quindi insomma era abbastanza scontato che ci arrivasse. Aveva destato un po' di perplessità quella che è stata l'unione tra Effetto Parma, che era quello che rimaneva della lista civica di Pizzarotti, che aveva governato questi 10 anni, con il PD, perché in città c'era molto malcontento per quella che è stata la gestione soprattutto di questi ultimi 5 anni, e quindi questa alleanza col PD non era stata vista in maniera positiva. Molti chiedevano che il PD corresse da solo, ed effettivamente sarebbe arrivato lo stesso al ballottaggio, perché aveva un 26% contro il 21% di Vignali, quindi al ballottaggio ci sarebbe arrivato comunque da solo. Però insomma l'unione fa la forza, le 6 liste che aveva con sé Michele Guerra hanno fatto sì di ottenere questo risultato straordinario in termini di percentuale. Non possiamo dire però lo stesso dal punto di vista dell'affluenza: poco più del 50% al primo turno e meno del 40%, il 39% al ballottaggio, quindi veramente pochissime persone che sono andate a votare. Questo sta a significare che un po' la fiducia nelle istituzioni è stata persa, cosa dice? È andata piano piano scemando. Sì, anche perché soprattutto al primo turno c'erano 10 candidati sindaco, quindi non si poteva certo dire che non si sapeva chi scegliere, cioè di 10 uno che poteva andare bene sicuramente lo si sarebbe trovato. Al di là dei partiti e dell'appartenenza politica, che sappiamo che nelle amministrative non sempre è l'ago della bilancia, però la gente ha scelto comunque in tanti di non andare a votare. Molti hanno dato la colpa al fatto che fosse il 12 di giugno il primo turno, quindi molte scuole chiuse, persone già in vacanza al mare. Io però insomma non posso credere che il 48% della popolazione di Parma sia stata tutta in vacanza il 12 di giugno, esatto. Anche perché forse neanche la settimana di Ferragosto c'è metà città vuota. E ho notato che anche, ho letto che anche Piacenza è ritornato nelle mani del Partito Democratico, anche altre città in giro per l'Italia, è un ritorno al centro-sinistra, se non sbaglio, no? Assolutamente sì, un ritorno al centro-sinistra. Parma dopo 24 anni, caratterizzati un po' dal civismo, quello che è stata la parentesi di Elvio Baldi, che è stato il primo a portare un governo civico alla città, e poi dai 10 anni di Pizzarotti, quindi si torna al centro-sinistra. Infatti tant'è che proprio domenica sera, insomma, a festeggiare con Michele Guerra c'era anche il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che appunto fa riferimento al Partito Democratico, così come accennavi tu anche a Piacenza, ma anche in tante altre città dove magari ce lo aspettavamo meno. Ad esempio a Verona, anche lì è salito il centro-sinistra dopo anni di governo del centro-destra. Quindi sicuramente c'è da fare anche un'analisi politica, lo scrivevo anche ieri in un editoriale post-voto, c'è da capire come mai questo default del centro-destra anche in posti dove non se lo si aspettava. Parma, nello specifico, il centrodestra, a mio parere, ha sbagliato un gol a porta vuota, nel senso che si presentava, come dicevo prima, contro questa alleanza forzata di PD e Effetto Parma, che i cittadini non volevano, quindi avrebbe potuto candidare probabilmente chiunque, un cittadino qualunque, il Mario Rossi della situazione, che avrebbe centrato il risultato porta vuota. La scelta del candidato del centrodestra probabilmente, anzi i dati ce lo dicono, non è stata azzeccata, perché i parmigiani non l'hanno accettato, e buona parte, credo io, di questa disaffezione al voto è dovuta anche a questo, perché se guardiamo i dati poi chi di fatto non è andato a votare, questo ce lo dice anche l'Istituto Cattaneo, che ha fatto un'analisi su Parma, è l'elettore del centrodestra, che evidentemente non si è ritenuto rappresentato da quello che era il candidato. Immagino. Hai altre curiosità o tipo ci possiamo salutare qui, visto che comunque prima era tutto l'informazione era incentrata sulla politica, magari è saltato fuori qualcosa di diverso, no?
Sì, siamo ritornati un po' nella normalità, diciamo. Ok, allora ti tengo un attimo in stand-by, che mando una canzone, subito poi rientriamo e leggiamo qualche altra notizia. Arriva Io non mi arrenderò per l'amica Dora Branchetti. Eccola qua che arriva. Rieccoci qua, dopo Io non mi arrenderò, ne approfitto, Chiara, prima di darti la linea per le notizie, di leggere l'appuntamento della River di Pontetaro, perché proprio Diego Zamboni sarà lì con la sua orchestra sabato 2 luglio. Vi ricordo che il River lo trovate a Pontetaro di Parma, venerdì e sabato sempre aperto con quattro piste da ballo. Ok? Ne ho approfittato visto che c'era la canzone di Diego Zamboni. Andiamo a parlare di altre situazioni nel Parmense. Vai, a te la parola. Sì, ci trasferiamo in Appennino a Mossale di Corniglio, che è il borgo degli artisti, appunto famoso per i suoi murales che vengono fatti in tutto il paese, ed è stato protagonista nei giorni scorsi, dal 24 al 26 giugno, di un bando della provincia di Parma a livello internazionale, che ha visto arrivare a Mossale di Corniglio 62 artisti provenienti da tutto il mondo, Argentina, Stati Uniti, Germania, Australia, proprio da ogni parte del mondo, che hanno dipinto quattro graffiti murales nei borghi del paese, e che sono stati inaugurati proprio ieri dal presidente della provincia, Andrea Massari. La cosa particolare è che questi graffiti sono stati realizzati con delle bombolette spray, che sono bombolette a basso impatto ambientale perché prive di gas, quindi non vanno a interferire con quello che è l'effetto serra, il buco dell'ozono, quindi tutto sostenibile, e i graffiti sono a tema farfalle e rimarranno sulle case adesso per sempre praticamente, quindi possono essere visitati all'interno di quello che è il Bene, percorso artistico di Mossale. vedrò di andare a vedere ad agosto, perché il 20 di agosto sarò in quei di Rimagna, in quelle zone lì magari andrò a visitare i murales, anzi ne approfitto per ricordarlo che saremo appunto a Rimagna per la sagra il 20 di agosto con la nostra orchestra. Andiamo avanti con eventi, visto che parlavo di una festa, tu volevi pubblicizzare alcuni eventi. Esatto, sempre in Appennino, vicino ai luoghi che indicavi tu, a Musiara di Tiziano Valparma. Appunto, il 3 luglio prossimo, dalle 5, ci sarà la seconda tappa di Alberi in Cammino, che è un festival che tocca tutto l'Appennino toscoemiliano. È già stato a Bagnacavallo, sarà a Quattro Castelle il 2 di luglio, il 3 appunto a Tiziano Valparma. All'ombra del grande faggio secolare di Musiara verranno effettuate letture poetiche, e anche musica e danza con coreografi e violoncellisti di fama internazionale. Bene, molto E poi interessante. l'ultimo, sempre a livello di appuntamenti, in Appennino ormai cominciano tutti a emigrare verso il fresco, diciamo, Beh, ci anche in sta, ci festa. sta, dai. Le cose vanno tutti verso l'aria fresca. Venerdì 1 luglio e venerdì 8 luglio, due spettacoli teatrali a Compiano, nella piazza del paese, nell'ambito del progetto Compiano in Scena, che è organizzato da quello che è il Festival Teatro dei Borghi, che raccoglie tutti gli spettacoli teatrali realizzati nei borghi più belli dell'Emilia-Romagna, tra cui anche Compiano, che avrà questi due appuntamenti il 1 luglio e l'8 luglio alle 21, con due spettacoli. Il primo è uno spettacolo comico, si chiama Pigiama Hotel, e il secondo invece è uno spettacolo dedicato alla Beatrice di Dante, che si racconterà appunto in questo spettacolo Beatrice, diritto di replica. Ne ho sentito parlare anche qua nella zona reggiana, del Festival dei Borghi, c'è anche da queste parti. Allora, visto che passate le elezioni sei un po' più tranquilla, io ti voglio dedicare questa canzone di Davide Montalli, che tra l'altro tu so che conosci, e arriva proprio il titolo Tranquilla. Poi rimani lì perché andremo, dopo la pubblicità, a parlare di cronaca. Eh sì, non può mancare la cronaca. Il camp
Camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il Camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E rieccoci qua per parlare, dopo la pubblicità, di cronaca anche in quei di Parma. Che cosa è successo? Dai, speriamo non qualcosa di grave, insomma. Allora, un furto la scorsa notte alla piscina di Lesignano de Bagni. Il proprietario, insomma, è stato attirato dai rumori perché abita lì vicino, quindi si è recato nella piscina. Ha notato dei movimenti sospetti e ha avvisato i carabinieri della stazione di Langhirano, che sono subito arrivati sul posto, ma quando sono intervenuti i ladri si erano già dati alla fuga. Sono riusciti comunque a rintracciarli nei campi lì vicino, stavano fuggendo in una strada appunto nei terreni circostanti, li hanno inseguiti a piedi, li hanno fermati, e la cosa singolare è che si tratta di due ragazzi minorenni e avevano rubato alcune bibite, dei documenti e pochi contanti, appena più di 50 euro. In ogni caso sono stati riconsegnati alla famiglia e denunciati per furto aggravato. Ma io non lo so, avevano sete, vanno a rovinare la fedina penale per delle bibite. Ma pensateci su, ragazzi, dai, insomma, continuiamo o abbiamo terminato? No, ce n'è un'altra, se vuoi, un'aggressione, questa volta tentata rapina e aggressione a Parma, in Viale Toscanini. Tre ragazzi si sono avvicinati a una coppia che era lì appunto ferma in Viale Toscanini, hanno chiesto loro una sigaretta e al rifiuto di questi hanno iniziato ad aggredirli, tentando di rubargli contanti e cellulare. Il ragazzo è riuscito bene o male a difendersi, a fermare una pattuglia della polizia che stava transitando in zona. I tre si sono dati alla fuga, però ne sono riusciti comunque a fermare uno, un 19enne di origine afghane, che è stato messo poi agli arresti domiciliari appunto per tentata rapina e anche per aggressione a pubblico ufficiale, perché all'arrivo della polizia è dato in escandescenze. Non si può neanche stare tranquilli a fumarsi una sigaretta, ma roba da matti. Concludiamo con una domanda che io faccio a te. Te ne vai in vacanza? Quando vai al mare? No, per adesso no. Se ne parlerà per più avanti. Beh, da ad agosto almeno, no? No, penso a settembre. Ah, ok, allora buon lavoro, visto che se ne parlerà a settembre. E ti invito con questa canzone ad andare al mare. Marco Gavioli, Tutto al mare. Ciao Chiara, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Buon mare per chi sta per partire e andare in vacanza. Abbiamo parlato di eventi in Appennino Parmense con Chiara, non è proprio Appennino, ma è proprio lì vicino. Se da Fornovo poi si va un po' più su, diventa Appennino, ma parlo di Ramiola, ragazzi. Ne approfitto per darvi questo appuntamento, perché vi voglio parlare della festa di Ramiola. Presso il campo sportivo, il Circolo Due Fiumi organizza la spaghettata sul Taro. 2-3 luglio, il 2 luglio in compagnia di Marco Alice e il 3 luglio in compagnia di Nicola Marchese con le rispettive orchestre. Ci andiamo ad ascoltare due canzoni, una dietro l'altra, dai. Arriva subito Marco Alice con 3 minuti, subito dopo il nostro Maio con Tirulì Tirulà.
E questa era Tiro di Tirularo, vi ricordo ragazzi, affrettatevi per chi volesse partecipare giovedì sera all'ultimo Giro Pizza alla Corte dei Landi, perché poi se ne parlerà dopo Ferragosto, affrettatevi, ultimi posti a disposizione, se non riuscite a essere dei nostri giovedì potrete esserlo domenica in quei di Ramiola con la spaghettata sul taro. Ne approfitto per darvi un altro appuntamento, lo so, magari è presto, voi direte, però ne approfitto perché non vedo l'ora che arrivi quel 9 di agosto per poter presentare la Corrida dei Dilettanti, martedì 9 agosto appunto, alla Festival Denza di Bibbiano. Una grande serata presentata da me e da Monica in collaborazione, no scusate, in compagnia dello staff Nima Radio TV, Tonno, Cochi e il nostro Maio, grande ospite d'eccezione, il mitico Paolo Montanari di Manoinò, tra l'altro sarà proprio a nostra disposizione per tutto lo spettacolo, perché avendo spostato al giorno successivo lui non deve esibirsi, allora ne approfitta, non starà a casa, verrà a stare in nostra compagnia. Ne approfitto anche per ringraziare gli sponsor che hanno permesso tutto questo in collaborazione con Salumificio Colli di San Polo Denza, Gelateria Big White di San Polo Denza e Montanari e Gruzza di Reggio Emilia, di Cadè. Ok? Siamo un po' pronti per andare ad ascoltare un brano del nostro Paolo. Arriva ovviamente gli Aironi Neri. Rieccoci qui cari amici, ne approfitto, vi avevo detto che volevo darvi qualche news per quanto riguarda il meteo di quest'oggi, perché tutti i siti stanno parlando di eventuali precipitazioni, compreso anche quello di Reggio Emilia Meteo, e abbiamo al telefono, al volo, perché è in macchina, il nostro caro amico Andrea Bertolini. Buongiorno Andrea. Buongiorno Nicole, buongiorno a tutti. Che cosa succederà quest'oggi? Si avvererà quello che stanno dando le previsioni del tempo? Beh, diciamo che ci sono buone probabilità di temporali tra il tardo pomeriggio. Sì. La nostra provincia rimane un po' al limite. Diciamo che sul Parmense e Piacentino sicuramente picchieranno forte. Mm. Da noi, diciamo, sì, lì se effettivamente passati, come pare probabile, i fenomeni potranno essere intensi con anche grandinate, e questo specialmente tra il tardo pomeriggio e la sera, anche il tardo pomeriggio proprio tipo 18, 19, 20 come orari, poi qualcosa potrà accadere anche prima, qualcosa anche dopo, però il grosso dovrebbe essere intorno a quel momento lì. Allora, ma si rinfrescherà un po' la situazione? Certamente, sì, beh. Anche se però, dalle previsioni che vedo nei prossimi giorni, ci sarà il fuoco, come diceva la canzone, sì, prima, questo fuoco. Sì, beh, dopo il caldo tornerà rapidamente a farlo da padrone. Negli ultimi giorni c'è stato, abbiamo sentito forte, con temperature sì, 35-36 gradi, anche se magari non così afoso come poteva anche essere. Diciamo che è stato è forte, ma non terribile, via. Perché tu parli da quei di Castelnuovo nei Monti, mentre invece sì, qua in collina e un po' più verso il centro città diventa veramente afosa la situazione. Ne approfitto tra l'altro per salutare l'amica Adriana Lusuardi, che secondo me mi sta guardando dal telefonino da Cervarezza Terme, dal campeggio Le Fonti, dove saremo il 14 di agosto ad allietare il loro Ferragosto anticipato. Grazie Andrea, ti ringrazio per questo collegamento al volo. Ciao, grazie a voi. Ciao. Salutato il nostro amico Andrea, andiamo in musica e arriva Angelita, però visto che siamo ormai addirittura d'arrivo, ne approfitto per salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, ok? Mi raccomando, sempre puntuali alle ore 11 con il Nima Show Live. Bye bye, bye bye!